La Fondazione Geiger quest'anno ha deciso di proporre una mostra intitolata Romeo e Giulietta, un amore da Oscar, che prende inizio oggi e terminerà il 2 febbraio. E all'interno della mostra abbiamo deciso di fare svariate celebrazioni. Una su tutte dal maestro Franco Zeffirelli, il primo ovviamente, che ha proposto nella maniera più precisa e più attinente al dramma shakespeariano questo film nel 1968. Premiato con due premi Oscar nel 1969 per la miglior fotografia e per i migliori costumi, e tra le altre cose era anche candidato al miglior regia e miglior film, quindi le candidature all'Oscar erano quattro. E la seconda celebrazione va ovviamente a uno dei vincitori del premio Oscar, Danilo Donati, costumista scomparso a Roma nel 2001. E probabilmente uno dei più grandi costumisti della cinematografia italiana, perché comunque ha lavorato, oltre che al maestro Zeffirelli, ha lavorato con Fellini nel Satiri, con Amarcord, con Roma, ha lavorato con Lattuada, Rossellini, Pasolini, quindi è stato un grandissimo esperto e davvero uno dei più grandi costumisti che abbiamo avuto nel nostro panorama. Tra le altre cose, ha concluso la carriera con un altro grandissimo regista, che è Roberto Benigni, perché ha curato e preparato tutti i vestiti della Vita è Bella, capolavoro che ha vinto l'Oscar, ricordiamo anche questo, e con Pinocchio, che è stato il suo ultimo lavoro. All'interno della mostra abbiamo deciso di proporre dei veri e propri spaccati del cinema di Zeffirelli, quindi abbiamo ripercorso un po' le tappe principali del film, che ha visto come protagonisti Olivia Hussey, giovanissima, e Leonard Whiting, nelle vesti di Romeo e Giulietta. E dalla prima scena, quella più importante, quindi al di là dell'incontro vero e proprio che hanno fatto questi due personaggi nella sala da ballo della festa dei Capuleti, dove sono presenti tutti i costumi delle danzatrici, e proseguiremo con le scene della balia all'interno e all'esterno, con una scena chiusa dove abbiamo ricostruito diciamo, la solennità delle famiglie Capuleti e Montecchi. Abbiamo il costume anche del principe di Verona, e poi al piano superiore abbiamo contestualizzato le tre scene, a mio parere, più importanti del film, che sono quella del matrimonio tra Romeo e Giulietta, che ha una scenografia piuttosto particolare. I visitatori se ne accorgeranno, perché crederanno davvero di essere all'interno del film. Abbiamo curato tutto nei minimi dettagli. Tra le altre cose, siamo riusciti a recuperare anche tutti gli oggetti di scena che il maestro Zeffirelli ha utilizzato all'interno del film che ha girato nel 68. Abbiamo preso tutto a Roma, compreso un magnifico oggetto di scena, più bello forse da vedere, che è la cinepresa Mitchell, con la quale il maestro Zeffirelli ha girato l'intero film. Una delle attrazioni più curiose, se vogliamo, è la ricostruzione del terrazzo di Giulietta. Sappiamo molto bene che i personaggi di Romeo e Giulietta sono storicamente non esistiti, sono esistiti, diciamo, nel dramma di Shakespeare. Noi siamo andati a ricercare un po' attraverso quello che accade quotidianamente a Verona, quindi il turismo e le fotografie che vengono rifatte, un po' per romanticismo, un po' anche per la storicità, probabilmente, sul terrazzino. Siamo andati a verificare però e a ricostruire quello che il maestro Zeffirelli ha utilizzato per il film, quindi non quello di Verona, ma l'altro, e noi l'abbiamo riproposto dove i visitatori potranno salire e far sì che le proprie Giuliette vengano fotografate durante la mostra. Perché la storia di Romeo e Giulietta è una storia di amore universalmente riconosciuta, diciamo la storia d'amore. E nell'ambito di questa storia ci troviamo tantissimi aspetti della vita umana, dalla gioia al dolore più estremo, che ci è sembrato giusto mettere in evidenza, in un periodo anche dove troviamo diverse celebrazioni in giro di questa bellissima opera del grande Shakespeare. Ovviamente l'obiettivo della fondazione è quello di coinvolgere tutti. La mostra è a ingresso libero, sempre aperta a tutti, tutti i giorni, anche nei giorni di festa, proprio perché si possa ammirare questi bellissimi costumi originali del film di Zeffirelli e ripercorrere un po' la storia dall'inizio fino alla fine. Abiti da Oscar, ecco perché.
Sì, perché questi costumi hanno ricevuto il primo premio Oscar per i costumi nel 1969. Questa pellicola, girata un anno prima, vedete qua i costumi straordinari ancora conservati presso la Fondazione Ciratelli, ricevettero questo sigillo di garanzia, come oggi si userebbe dire. Ed è stato il primo premio Oscar dato ad un costumista italiano, quindi ha anche un valore maggiore. E vedete anche con quale maestria Danilo Donati, il costumista, ha realizzato questi costumi interpretando la moda di questo primo 400 con così tanta fantasia e ecletticità, mescolando tessuti anche di nessuna attendibilità storica, ma con grande magia le ha affiancati tessuti come velluti di cotone, a delle viscose, a dei tessuti sintetici che però tutti insieme rendevano un immaginario di un primo 400 fantastico e straordinario. Ed è proprio per questo che lui ha vinto l'Oscar, nelle motivazioni si dice, per aver interpretato un periodo così austero, così severo nelle linee, con così tanta fantasia e ecletticità.